Buffon sta per battere un altro record, il Milan sta piazzando un colpo in difesa e Ancelotti sta trattando con un inglese. Ciao a tutti e ben ritrovati su una nuova puntata di One Football News. Partiamo. Cominciamo con la Serie A, visto che già questa sera riprende il campionato e andrà in scena la prima gara del 17° turno, quella tra Sampdoria e Juventus. Partita speciale soprattutto per un elemento bianconero, Gianluigi Buffon, che questa sera potrebbe battere, o meglio eguagliare, un altro record, quello di numero di presenze in Serie A che ancora per oggi detiene Paolo Maldini con 647 partite disputate. Quindi oggi Gigi potrebbe raggiungerlo e se gli acciacchi di Szczesny dovessero persistere, magari in futuro potrà addirittura superarlo. Beh, sembra difficile che Sarri non gli faccia giocare almeno un'altra partita in Serie A, quindi sì, Buffon deterrà il record di maggior numero di partite giocate in Serie A. Vista la parità di punti con l'Inter, con una vittoria questa sera la Juventus si porterebbe al primo posto in classifica, almeno fino a sabato, quando i nerazzurri ospiteranno l'altra genovese a San Siro, i rossoblù di Thiago Motta. Tornando a questa sera invece, Brescia sfiderà il Sassuolo nella partita valida per il recupero della settima giornata. Le rondinelle cercheranno di cavalcare l'onda positiva dopo l'ultima vittoria in campionato contro il Lecce? Chissà se riusciranno nell'impresa, perché attenzione, affronteranno un De Zerbi che contro il Milan è riuscito ad assicurarsi un pareggio, lasciando zero chance ai rossoneri di concludere in porta. La Serie A poi tornerà venerdì con un'altra partita molto interessante, quella tra Fiorentina e Roma, con la Viola reduce da un pareggio all'ultimo respiro a San Siro. Domenica l'Atalanta ospiterà il Milan, mentre il Napoli cercherà di riscattarsi in trasferta contro il Sassuolo. La sfida tra Lazio ed Hellas Verona invece, che inizialmente era stata posticipata l'8 gennaio, dato che questa domenica i biancazzurri affronteranno la Juventus in Supercoppa italiana, è stata posticipata ulteriormente e si giocherà il 5 febbraio. E ora Ancelotti, perché il buon Carletto di certo non aspetta. Del resto dubitavamo tutti che un tecnico come lui sarebbe rimasto con le mani in mano dopo l'esonero. L'ex tecnico partenopeo infatti sta trattando con l'Everton, anzi sembra addirittura che abbia trovato un accordo per andare ad allenare Moise Kean e compagni. Si parla di un accordo di 4 anni e mezzo, con uno stipendio che si aggira attorno ai 10 milioni di euro l'anno. E con queste cifre diventerebbe il terzo allenatore più pagato della Premier dopo Guardiola e Mourinho. Chiaramente ora Ancelotti dovrà chiarire la situazione con De Laurentiis, in modo tale da risolvere l'accordo contrattuale che aveva, o meglio che ha, con il Napoli. Però non dovrebbero esserci troppi problemi, in quanto lo stesso presidente ha confermato di essere rimasto in buonissimi rapporti con il vecchio allenatore, e il rapporto tra i due vanta di una stima reciproca. Quindi, se tutto dovesse procedere secondo i piani, Ancelotti potrebbe debuttare per la seconda volta in Premier League il 26 dicembre, quando i Toffees affronteranno il Burnley. E voi vi chiederete, ma cosa ne sarà di Duncan Ferguson, che dopo l'esonero di Silva ha ottenuto due risultati molto positivi con i Toffees, battendo il Chelsea e pareggiando contro il Manchester United? Beh, sembra che farà coppia con Davide Ancelotti ed entrambi assisteranno il tecnico nella sua seconda avventura inglese dopo il Chelsea. E poi c'è un retroscena svelato da Sky Sport sui contatti tra Carlo e il Tottenham, che fino a poche settimane fa era in cerca di un allenatore. Infatti si dice che il Tottenham è l'unico club con cui Carlo Ancelotti ha avuto contatti diretti durante le scorse settimane, mentre con l'Arsenal, che ha da poco esonerato Emery, ci sono stati soltanto dei contatti preliminari. E ora andiamo a Firenze, dove c'è la Viola che sta pensando di cedere in prestito il giovanissimo Pedro, che potrebbe fare ritorno in un club brasiliano. Sembra infatti che la Fiorentina lo cederà in prestito al Flamengo per i prossimi 6 mesi. Ora, per sostituirlo, la Viola ha puntato un suo ex. Si tratta di Nikola Kalinic, che solamente pochi mesi fa ha firmato un contratto con la Roma senza però trovare troppo spazio nella formazione base di Fonseca. Commisso allora proverà a portarlo di nuovo a Firenze con la formula del prestito, mentre la Roma, oltre a questo, dovrà pensare a come risolvere la situazione Zonzi, che quest'estate ha lasciato la capitale per andare a giocare tra le linee del Galatasaray. Però ecco, ora il francese sembra essere in rottura totale con la società e quindi a gennaio potrebbe fare il suo ritorno a Trigoria. Vi stavamo parlando anche del bisogno del Milan di trovare un rinforzo per la difesa dopo l'infortunio di Duarte. Si parlava anche dell'idea di Miral, però ora questa idea è stata stroncata completamente dalla Juve, che lo ha inserito nella lista degli incedibili. E poi vi accennavamo anche dell'idea Todibo del Barcellona. Ecco, ora la faccenda sembra che si stia concretizzando e il giovanissimo difensore classe 99 sembra avere dato il suo ok per il trasferimento. Ma le entrate di gennaio sono chiaramente legate anche alle uscite e, come si accennava già quest'estate, i rossoneri potrebbero, anzi dovrebbero, sacrificare qualcuno. Se solo riuscissero a piazzare uno tra Kessié, Suso e Rodriguez, allora sì, l'affare potrebbe essere portato a termine, ma per ora non sembra ci siano trattative che vedrebbero uscire uno di questi tre nomi. E ora Ibrahimovic, perché la pista che lo portava al Milan si sarebbe raffreddata. Sentiamo ora le parole di Gianluca Di Marzio riguardo alle trattative tra lui, il Napoli e il Milan. Aurelio De Laurentiis, con le sue ultime dichiarazioni alla stampa, ha in pratica chiuso la possibilità che Ibra possa trasferirsi a Napoli. La moglie di Ibrahimovic voleva andare a Milano, mentre Zlatan continuava a sperare nella pista Napoli. Gattuso, per inserire anche Ibrahimovic, avrebbe cambiato il proprio sistema di gioco, passando a due punte in attacco. Tuttavia, la porta azzurra sembra ormai chiusa. Il Milan, dal canto suo, attendeva dei segnali da parte del calciatore svedese, ma lui non ha ancora deciso e la sua insicurezza sta raffreddando la trattativa. E affidiamoci ancora una volta a Gianluca Di Marzio, secondo il quale si sta muovendo qualcosa sull'asse Torino-Genova.
Si parla infatti di un'ipotesi che vedrebbe Perin fare ritorno in maglia rossoblù, la maglia con la quale è cresciuto giocando con quei colori per ben 8 anni, dal 2010 al 2018. E ora, popolo di OneFootball, non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi. Ricordatevi di lasciarci un like se vi è piaciuto questo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Poi schiacciate qui per vedere la puntata di Zona Mista che è andata in onda ieri, oppure qui per vedere la nostra top 11 dei gironi di Champions League. Noi ci vediamo dopo nei commenti, ora vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi tutti sintonizzati venerdì.